Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Oggi, 1° maggio, giornata dedicata a San Giuseppe, lavoratore, la memoria liturgica di San Giuseppe, lavoratore. E quest'anno, l'anno dedicato proprio a lui e San Giuseppe, voluto dal Papa, assume un significato tutto particolare. Sia perché è un'occasione di grazia, questa, la celebrazione di quest'oggi, perché c'è la possibilità di ricevere l'indulgenza plenaria, di lucrare l'indulgenza plenaria nella memoria di San Giuseppe, tutte le memorie di San Giuseppe, quelle che riguardano la festa, la sua festa e la festa della Santa Famiglia. E poi con questa giornata viene aperto il mese mariano, per tradizione un mese dove viene messa al centro la figura di Maria e la preghiera del Rosario, con la quale ci si rivolge a lei affinché sia, continui ad essere sempre più colei che intercede presso il Padre, la primizia della nuova creazione dopo Cristo. E quest'anno, questa data, assume per noi, per la nostra comunità, un significato ancora più grande, perché ricorre il giorno in cui i nostri padri ci hanno tramandato che la comunità di Malatea da allora ha fatto uno spazio in più nel suo cuore per accogliere le spoglie, le sacre reliquie del patrono Biagio, uno spazio in più nel loro cuore per accogliere le reliquie che hanno contenuto il suo cuore di padre, il sacro torace. E proprio in questa giornata che dà inizio ai festeggiamenti di onore, è la festa di maggio, vogliamo affidare la nostra comunità sotto lo sguardo di Maria e di San Giuseppe. E lo faremo con la preghiera tradizionale che usiamo ogni anno. Glorioso San Biagio, scelto dai nostri padri come protettore della terra e delle popolazioni di Malatea, eccoci dinanzi a te, esempio di coraggiosa testimonianza. Nel ricordo della tua santità si rafforzi la nostra fede, si ravvivi la nostra speranza, si infiammi la nostra carità. Cresca in noi con le virtù infuse dello Spirito Santo, le virtù acquisite attraverso il nostro quotidiano impegno, nel vivere secondo le indicazioni di Gesù Cristo, che invitava i suoi discepoli ad essere perfetti come il Padre suo che nei cieli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Glorioso San Biagio, tu con un segno straordinario di benevolenza hai voluto che una parte dei resti del tuo corpo martoriato giungesse qui nella nostra terra, custodito come preziosa reliquia nel santuario a te dedicato. Le tue ossa siano anzitutto un richiamo a imitare le tue virtù. Davanti alle tue reliquie noi preghiamo Dio, affinché grazie anche alla tua intercessione conceda la pace, l'unità alla sua Chiesa. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Yeah.
glorioso sacro. Tu sei stato il pastore buono e santo, e bellezza e spesso del tuo energie, coronando col martirio un'esistenza consacrata interamente all'amore di Dio e alle cose. Noi ti ringraziamo per aver scelto la nostra città come il luogo del tuo riposo. Nel santuario a te dedicato, noi conserviamo Salve.